Ciao a tutti ragazzi, qui è E Visio qui è Manu. e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati Manu, buona domenica, Buona oggi domenica, ragazzi. nuovo appuntamento con i camion americani, oggi apriamo il GMC 950. Ebbene, eccoci qui, come sempre di questa uscita, io vi avevo già avvisato sui miei social, mi raccomando, ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutto quello che arriva in edicola. Come abbiamo fatto già nello scorso episodio, vi ricordiamo che questa non è l'uscita ufficiale di Agostini. Canonica. Io li ho presi su Vinted, quindi non sappiamo ancora al momento quando sarà l'uscita di Agostini. Appena ne saprò di più ve lo metto nel titolo del video. Manu, oggi facciamo un camion molto particolare. Io ti devo dire, cercavo una bisarca perché ci volevo mettere sopra le auto americane che abbiamo fatto dell'altra collezione. Poi dopo vi racconto una cosa. American Cars, ricordatemelo. Di Agostini, ve lo lasciamo sopra la testa di Manu. Era l'unica bisarca che era disponibile. Sì. Se avessi potuto scegliere, probabilmente ne avrei presa una un pochino più moderna. Questa è bella datata. Guarda che cabina. Esatto. Però sicuramente potremmo fare una cosa fatta bene. Che mi volevi dire invece? Invece te volevo dire che gli volevo raccontare che questa bisarca non doveva proprio arrivare. Perché non doveva arrivare? Perché prima mi ha mandato due camion che doveva prendere. Poi sono diventati tre. Alla fine sono diventati quattro. In realtà erano tre. Erano due. Tre, dai. Però poi dopo sono diventati cinque. Che fai? Te ne prima? No. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un grossissimo pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che sopra la testa di Manu vi lasciamo la playlist dove potete trovare gli altri episodi. Mentre qui sotto vi ricordo del gruppo Telegram Visio TV Modellismo, altro metodo importante per restare sempre aggiornati. Manu, io direi che ci possiamo spostare sotto. Sì. Tra l'altro rispetto a quelli che abbiamo fatto le altre volte è molto più piccolino. Sì, ma è normale la scala. Sì. Però vedrai che con le auto facciamo un figurone. Comunque pesa una tonnellata pure questa. Sì, sì, pesa abbastanza. Spostiamoci sotto. Allora Manu, eccoci qua. Allora, GMC 950, la bisarca del 1954. 54, bravo. Sono andato a cercare alcune informazioni, ti dico la verità Manu, non ho trovato granché. Sicuramente se c'è qualche cosa di importante ce lo scriveranno nei commenti. Ah, quello sicuramente. Comunque quello che ho capito è che in quegli anni cominciava l'industria automobilistica praticamente prepotente. Di conseguenza servivano proprio dei camion che potessero trasportare per lunghe tratte le automobili. Macchine. Siccome in America quando si tratta di trasportare da una parte all'altra sono proprio tanti chilometri, la GMC iniziò a costruire tutti questi mezzi. Questa bisarca, se non ho capito male, esiste anche in versione normale, da trasporto normale, quindi non d'auto. Però questa ovviamente l'hanno fatta appunto per dici, cioè questo camion, ma certo, proprio per lanci qualsiasi rimorchio. Esatto, sì, lo facevano proprio stradali. Allora intanto andiamo ad aprire, vediamo se c'è l'altro scotch. Io non me lo ricordavo che c'era lo scotch pure laterale, ma anche gli altri c'era lo scotch laterale. Questa era già stata aperta. Allora, eccoci. Questa qua. Proprio aperta. Credo di no. Allora, stavolta come facciamo sempre, iniziamo. Carino, sembra Cars. Ecco, sì, sì, è veramente. Poi guarda, rispetto a quegli altri che abbiamo visto, sì. Sicuramente farò poi un episodio finale dove li mostro tutti insieme. Sì. E si vedrà che la motrice è veramente molto piccolina rispetto a quelli che abbiamo aperto finora. Questa ovviamente è proprio la motrice di Cars, questo è il carattrezzi di Cars. Qua stiamo a parlare di 20-30 anni prima di cambio che abbiamo fatto negli altri episodi. 54, ragazzi. Quindi insomma sicuramente c'ha 70 anni. Esatto. A me mi ricorda molto tipo la 500 di sto copo, sì, le macchine la Fiat. Esatto. Comunque il camion, ti devo dire, Manu, è fatto veramente molto veramente bene. Carino. Guarda che bella la targa, sì. Anche la presa d'aria sul radiatore è buona. I fari plastica trasparente sono abbastanza buoni. Guarda, abbiamo anche il marchio lì sopra che non riesco bene a leggere. GMC. Credo che ci sia scritto GMC, sì, Manu. Comunque i tergicristalli in plastica cromata sono una parte a sé stante. Troviamo la cromatura anche sugli specchietti. Ti devo dire, è fatto bene. Guarda, forse qua il serbatoio non è un granché, molto plasticoso, vedi? Quasi, magari se verniciamo il tappo, insomma, qualcosa si poteva fare. Carina la parte posteriore, le luci sono di plastica trasparente, la scultura del battistrada anche delle ruote è buona. Ti devo dire, carino, non ci fa urlare il miracolo, no. Sicuramente abbiamo visto però molto meglio, però è piacevole. Io devo dire che ero molto più scettico su questo, l'ho detto su
pure quando l'hai preso, però ti serviva per fare. Allora, Manu, no, tutto di metallo, l'ho è sentito. Tutto di metallo. Considera che tutta questa parte qui, senti, sì, è metallo. E questa è la prima volta, perché di solito sì, quelli che abbiamo aperto era tutta plastica. E infatti risultavano molto leggeri. Questo è tutto metallo, quindi tutta questa struttura che vedete è metallo. E poi, come hai detto, Manu, mo, vedere sto camion magari da solo potrebbe anche non sembrare fantastico, ma quando facciamo quello che vogliamo fare, allora è tutto la altro, cosa è tutto un altro champagne. Cambia. Allora, mi hai detto, queste si chiamano le luci di... Me l'avevi detto un'altra volta? Deposizione? Sì. Non mi ricordo, mi avevi detto un altro termine, possibile? No, quelle erano le barre paraincastro. No, quando abbiamo fatto, mi pare, il camion di kit, c'erano delle luci laterali, tu mi hai detto luci laterali, so, vabbè, può essere pure che mi ricordo. Luci d'ingombro. Vedi. Come l'ho chiamato? Mo hai detto le posizioni, hai detto. Luci d'ingombro, scusa. Vedi, quando sbaglio. Ok, ok. Allora, la parte posteriore è buona, anche in questo caso abbiamo i fari che però stavolta non mi sembra che è plastica trasparente. Bene. Questo è semplicemente verniciato. Sì. Ok. Poi un'altra cosa che purtroppo non si può fare, non si possono mettere le macchine nella parte sotto. Perché è tutto fisso. È tutto ferro, tutto fisso. Quindi a meno che non riusciamo a fare l'entrata qua, ma non credo, onestamente. Almeno non di quella della scala che vogliamo metterci. Ne metteremo. Vabbè, la scala è 1,43. Però davanti non c'entra 1,43. Esatto. Lo sai che c'è? Dobbiamo considerare che in teoria lui è fatto per trasportare le macchine anni 50, che erano molto più piccole. Quelle che useremo noi sono anni 70. Stiamo parlando di Chevrolet Camaro, quindi sono un po' più grandi. Comunque, Manu, adesso vediamo la plastica. Prima lo andiamo a agganciare, perché poi, come facciamo sempre, dobbiamo fare la prova di camminata. Certo. Questo è importante. Il test. Perfetto, Manu. Perfetto. Sì, guarda, solo il Coca-Cola ci camminava un pochino male. Questo è veramente perfetto. Peraltro stavo vedendo, vedi, Manu, qua abbiamo anche i fermi per tenere le macchinine bloccate, quindi top. Allora, facciamo il camion un po' indietro e ti chiedo il favore di farci entrare in campo. Sì. Le due macchine, eccole qua. Allora, abbiamo la Chevrolet Corvette, che voglio dire. E poi abbiamo la Camaro. Questa anche, insomma, poi con i colori del Bumblebee, sì, ma non è che stiamo a parlare. Allora, andiamo a togliere lo scotch oggi, ragazzi, scotch. Come dovesse. Eccolo qua. Così possiamo andare a liberare le due macchine. Quindi prima la Camaro, poi togliamo anche la Corvette. Queste erano della collezione American Cars di Agostini, sempre. Sì, vi abbiamo lasciato prima il link. Queste la dovete comprare per forza, se no non sapevate dove mettere queste due macchine. Allora, no, in realtà queste me le ha mandate di Agostini. Sì, no, però l'imposto, cioè, già c'era un... Allora, come potete vedere, parliamo sempre della vite con la punta a testa triangolare 2.7. Vi lascio sopra il video se lo volete recuperare, altrimenti diventa complicato andare a svitare sta vite, perché questo cacciavite a casa, se non sei un modellista, non ce l'hai. Ok, quindi la prima macchinina l'abbiamo liberata, togliamo anche la seconda basetta. Ok, e poi andiamo a liberarci anche la seconda. Qua le vite sono una paura che scappava. Sì, perché questa è veloce, capito, mano? Quindi la devi bloccare bene. Allora, prima vite andata, togliamo anche la seconda. Mano, secondo me viene una cosa fatta proprio bella. Comunque, ragazzi, sto cacciavite ci può svitare direttamente a 1,5 metri da lui, è lungo 40 centimetri. Allora, sono sicuro che... Una cosa che voglio assolutamente fare, intanto abbasso un pochino la camera. Sono sicuro che in c'entra. È provare a vedere. No, invece sì. Voglio vedere se riusciamo a farne entrare una dentro. Non mi piacerebbe tanto. Allora, innanzitutto proviamo mettendole sopra. Quindi, la prima. Guarda un po', Manu. Forse secondo me la dobbiamo mettere anche qua. Questa, essendo più corta, è meglio qua. E la seconda. Chi è? Manu è. Ma che bello è! È un'altra cosa, no? Io ti dicevo, la bisarca ci serve per forza, perché sai che forse la lunga è meglio davanti? Meglio davanti. Però credo che lo spoiler sbatte, lo sai? Sì. Vedi? Però vabbè, anche se tocca un pochino, che ci importa? Però a livello, secondo me, visivo, ci stanno meglio. Proviamo a vedere se ne entra una dentro. Sicuramente, ma al massimo possiamo provare con la Corvette, che è più piccolina. Ma non credo, no. Guarda che... Oddio, Manu! Manu! Guarda che è tanta roba, eh. Io vado a comprare un'altra macchina. Ce n'ho altre due su. Fermi tutti. Ragazzi, se può fare, perché comunque ci entrano. Quella dietro ancora, credo onestamente di no. Secondo me sì, perché tu basta che questa la tiri su e quella scivola dietro. Ci vogliamo provare. Certo. Diciamo, stiamo qua che fai. Cioè, al massimo portiamo la carrozzina. No, al massimo se incastra non escerà mai più. Però che te frega. No. Ci va, Manu. Ci va. Ne possiamo mettere quattro. Indovina quante ce n'ha, Visio. Quattro.
4. Pare pare. L'unica cosa è che piccola così come la Corvette, c'ho solo lei, quindi non so se ce ne entra un'altra. Comunque ragazzi, cioè, è spettacolare, guardate che roba. Sì. Ma quanto è bello. Bellissimo, secondo me è una cosa che si può fare. Muh, toccano soffi altre sì, due. Per forza. Che fai, non vai. Allora Manu, eccoci qua. Devo anche segnalarvi una cosa. Queste altre macchine, sempre American Cars, hanno la vita sempre a testa punta triangolare, ma non crei ancora problema. Esatto, molto più piccola. Io fortunatamente il 7 che vi ho lasciato anche sotto in descrizione comprendeva anche la 2.3. Quindi con la 2.7 ragazzi non ce la fate, perché è troppo grande, vedete? E quindi è un casotto. Io, se avete preso il link che vi ho lasciato, ci avete tutto. Bene, se avete fatto della testa vostra, come al solito. Esatto. Allora, quindi, caro Manu, facciamo entrare anche la Pontiac Firebird. Questa, ragazzi, è la mia preferita. Io non so perché non ce l'ha voluta mettere subito, ma... Eccola qua. E poi ci abbiamo la Chevrolet Chevelle. Questa, peraltro, con colore... Scusa, Chevrolet? Chevelle. Ah, piaciuto! E, e beh, anche questa ti devo dire che secondo me è molto bella. Allora, ci siamo resi conto, peraltro, facciamo ragazzi, un piccolo... Ragazzi, fatto proprio bene. Esatto. Allora, intanto guarda già quei belle così, Emanuele mio, guarda che spettacolo. Ci siamo resi conto che la parte delle ruote, perché vi diciamo questo? Perché effettivamente quest'altra che sono un po' più grandi non ci vanno, vedete, si blocca. Ci siamo resi conto però che si può tranquillamente togliere. Allora, adesso Manu, io direi che la più piccola la dobbiamo mettere per forza là in fondo, però io credo, no? No, ce la puoi mettere quello che vuoi, perché pure quello dietro si apre. Vediamo, perché questa qui, essendo più piccola, a livello visivo, Manuele mio, dovrebbe stare sopra, mettiamo le più grandi sotto. Mo io però questa... Però è proprio un peccato la macchina di Rocky Balboa metterla sotto. Mettiamo la blu sotto? Sì, è la più brutta, se può guardare. Lo sai che non è che è brutto, è che è da Lazio. Purtroppo quando mi vedo da Lazio, chi mi segue lo sa che io, quelli da Lazio non è che... Allora, però vedi, Manu... Pelo pelo. Sì, un po' sbatte, ma va bene. Poi che ci vogliamo mettere sopra? È per forza lei? Certo, la regina. Ok, però questa... Ma mette sotto, perché? Ma non mettiamo... ma Bumblebee e la Corvette abbiamo detto. Bumblebee non può sta sotto. No. Per forza. La Corvette è quella piccolina, a livello proprio di dimensioni è giusto. Quindi andiamo a rimettere le rampe. Allora, eccole qua, ci siamo. Questo è stato fatto proprio apposta della collezione delle auto d'epoca americana. Forse al contrario. Dici? Certo. Sì, avevamo detto pure prima. Ma che te hai visto? Questo modellino mo vale 5.000 euro. Ma poi ma tu non fai capire quanto pesa. Sto a fa fatica a tirarlo su perché pesa tantissimo. Allora, eccolo qua agganciato. Scusate se è poco. Guarda che roba, gira perfetto. Manu è pesantissimo. Ti prego, prova. 10 kg di modellino. Sì. Che poi era tutto ferro, più tutto il ferro che ci abbiamo messo dagli altri 4 modelli. Manu è bellissimo. Sì, è venuta una cosa epica, ragazzi. Allora, adesso infatti diciamo una cosa. Avevamo detto che era il camion più brutto. Più brutto o meno bello. Meno bello, ok. Dai. Secondo me adesso diventa quasi il più bello di tutti, perché comunque qua stiamo parlando di... Vabbè, poi comunque hai trovato pure il modo di utilizzare queste macchinine che, diciamo, in una collezione come la tua c'avevano poco senso. Esatto. Le teche, e invece adesso hanno preso tutto un altro sapore. Questo è un 4 più 1 poi. Certo. Perché comunque alla fine so, 35, se lo prendiamo in Italia so, 35 euro di modello, più 16 euro a modellino. Certo, ho detto che sono 500 euro. No, 100 euro quasi di modellino, insomma, vedi un po' che non era bello. Raga, io non ho parole, diteci voi la vostra, secondo me è meraviglioso. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate 950 like a testa come questo GMC. Mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto. Ma non già sto a fare lo spoiler per il prossimo. Se l'avete preso anche voi e se vi è piaciuta la combo con le macchine, sempre un bel commentino qui sotto. Noi vediamo appuntamento domenica prossima con l'ultimo episodio. Sarà probabilmente il più bello di tutti. Restate super sintonizzati. Qui da Visio e da Manu è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao.